Benvenuti all'interno di questo nuovo video. Nuovo video e nuova location. Sono orgogliosissimo di comunicarvi che quest'oggi andremo a reagire al secondo episodio di Alta Infedeltà. Per chi non conoscesse Alta Infedeltà è semplicissimo: è il racconto cronologico di un tradimento avvenuto all'interno di una coppia. Purtroppo non ci sarà a fianco a me la mia fidata fidanzata Yasmin. Dove sei finita? Mi ha lasciato! Scherzo, ovviamente. Non è presente fisicamente quest'oggi semplicemente perché era impegnata, ma ha promesso solennemente che sarà qui con noi con il cuore. Piccolo spoiler: tra poco torneranno gli episodi di Andressa ed assieme a lei. Prima di iniziare concretamente il video, vi ricordo di seguirci su tutti i social network, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, soprattutto su Instagram, dove tendenzialmente pubblichiamo foto di spalle. Non voglio dilungarmi troppo, partiamo! C'è chi tradisce solo con la fantasia. Oddio, che inizio incredibile! E chi si lascia andare alla passione. Arg! Cedi a un attimo di debolezza e ti rovini la vita. Chi tradisce per noia e chi per rabbia. Come fai a tradire per noia? Chi tradisce da sempre e chi una volta sola e mai più. E tutti comunque sono dei bastardi. Io il problema, il marcio, lo fiuto subito. Brava! Queste sono storie di alta infedeltà. Brividi, brividi sulla pelle. Dino ha 33 anni, è cresciuto in borgata. Varadino il contadino. E oggi fa il falegname. Ed è il papà di Pinocchio. Paola invece è una giornalista d'inchiesta 37enne. Varalappao. Si sono innamorati nel 2012, quando lei lo ha contattato per riparare un vecchio armadio. C'è questa, ha chiamato il falegname a casa, se n'è innamorata. Si vedeva che lei aveva avuto un trascorso diverso dal mio. Era una donna molto, molto distinta, elegante. Praticamente lui si sta insultando da solo. In effetti aveva lavorato tutta la sua vita. Per me era un concetto molto molto diverso. Io avevo studiato, avevo viaggiato. Insomma, abbiamo capito, fino a quel momento non avevi fatto un cazzo. Paola e Dino stanno insieme ormai da 2 anni. Le cose tra di loro sembrano andare bene. Sembrano andare bene, sembrano. Quando stavamo insieme stavamo bene, si parlava, si passava gran parte del tempo abbracciati. Pensa che palle passare tutta la giornata abbracciato ad una persona. Soltanto che c'erano quei momenti in cui, ad esempio, i momenti in cui... Dino, stai per svenire? Condividevamo le nostre amicizie. E lì era veramente difficile. Perché? Che cosa c'è di difficile nel condividere le amicizie? È soprattutto Dino a soffrire il confronto con gli amici giornalisti di Paola. Lei ha solo amici giornalisti. Sono geloso. Sì. Sì. Tutti i miei colleghi, la gente con cui io lavoravo, erano uomini. Vara che furba! Ci sono certe abitudini a cui non posso rinunciare. Ad esempio, il caffè. Se lui non beve il caffè, non vive. Una mattina, però, quella routine viene interrotta da un nuovo incontro. Aia, lo sapevo che c'entrava qualcosa con questo nimbe di caffè. Però, Caruccio è il vicino, io porto volentieri il caffè tutti i giorni. Pensa a te questa, che nervoso. Interrompo un attimo perché mi è venuto a salutare Mirtillino e forse vi voleva salutare pure a voi. Ciao amore mio. Lei è Veronica, 19 anni, e quello è il suo primo giorno di lavoro nel bar di fronte alla bottega di Dino. È proprio lì doveva venire a lavorare questa Veronica di 19 anni. Ma com'è, insomma, come sei mutata? Non è venuto ragazzetto solido? Perché non sei venuta te se ti dovevi vedere ragazzetto solido? Se sto io non è meglio, non ti piace che te lo porto io il caffè? Che vuoi ragazzetto, mo? Mamma mia, che coatta! Che coatta! Cos'è quel bacino? Dino da sempre è abituato a farsi portare il caffè in bottega 3 volte al giorno. Mi sa che le volte in cui se lo farà portare aumenteranno, questo presentimento. La piccoletta lì aveva un debole per me. Io c'ero andata proprio in fissa. Non so cosa dire, scusate, non ho parole. La situazione stava diventando un po' imbarazzante, quindi a un certo punto io sono diventato serio, l'ho presa e le ho detto che avevo una donna, ero impegnato. Ah, quindi non gliel'aveva ancora detto? Pensa che stronzo. Quanto magari mi piaci pure, sei più piccola, poi c'ho pure una compagna, quindi non si può fa. Non si può fa. Lui lo sapeva meglio di me che era solo questione di tempo. Eravamo fatti uno per l'altra, si vedeva. Me la gestivo io tranquillamente, senza mettere in mezzo Paola. Una sera Dino torna a casa particolarmente di buon umore.
Ma ad attenderlo c'è una sorpresa poco gradita. Che cosa sta per accadere? Praticamente apro la porta, trovo Paola, un collega, il peggio di tutti, quello che più proprio non sopporto, che mi sta proprio su. No, 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 non bestemmiare, non bestemmiare. Paola e il suo collega Pierfrancesco stanno lavorando ad un'inchiesta molto delicata. Come fossero i giocatori senza denti. Neanche ci rendemmo conto che in effetti era ora di cena, io non avevo preparato niente. Ed io gli chiesi invece se poteva cucinare lui, se poteva pensarci lui. E allora sei stronzo. Io lo so che a lui Paola gli piaceva. Io lo so perché me ne accorgo, non so stupido. Su questo ho qualche dubbio. E quindi lui ogni tanto buttava un'occhiata, una battutina davanti a me, capito? Davanti a me. Cioè davanti a lui, davanti a lui. Comunque arrivati a un certo punto, se ne va. Oh là, se n'è andato. Là, oh. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire? Io ho fatto la scenata a Paola. Ma che scenata vuoi fargli tu, che prima eri con la ragazzina di 19 anni la barista? Gli ho detto che ero stanco di sta situazione, ero stanco di sto tipo, perché sentivo che mi avevano mancato di rispetto. Dino, tu hai il pistolino. Ma se io veramente volessi fare qualcosa, cioè, ma perché lo inviterei a casa nostra? In effetti la Pao ha ragione. Il giorno dopo Dino va al lavoro di malumore. E scommetto ovviamente che a migliorargli l'umore sarà Veronica. Era cupo, manco mi ha salutato un altro. Infatti io ho detto, oh, buongiorno, eh. Ma cosa pretendi? Che cosa pretendi? Solo quando Veronica torna con il terzo caffè della giornata. Il terzo sarà l'81esimo caffè della giornata. A Dino la rabbia è un po' sbollita. Mi ha fatto un mezzo sorriso, io là mi sono sciolta, cioè ho fatto, ho guardato, ho detto tutto a posto. Ecco l'amore quello vero. E quindi io proprio spontaneamente ho preso e mi sono sentito di prendere il viso e di spaccarle il collo. Quando mi ha toccato così io ho iniziato a tremare, cioè. E adesso le mani di Dino che poteri hanno? E io volevo dare un bacio in fronte, una cosa innocente. Un bacio in fronte? Ma chi è la tua sorellina? A quel punto non ci ho visto più e l'ho baciato. Così. Eccala! Eccala! Non so più cosa dire, io non so più, non so più cosa dire! Cosa sta facendo? Quella è una mossa di wrestling! E tra il profumo del legno che si mescola all'aroma del caffè. Il profumo del legno che si mescola all'aroma del caffè. Ma che odori sono? I due iniziano una storia di alta infedeltà! Alta infedeltà! Non riuscivo a capire cosa potesse essere che lo allontanava un po' da me e lo rendeva così diverso dal solito. Chissà che cosa sarà. Non mi aspettavo di tradire Paola. Non me l'aspettavo, non l'avevo mai fatto. Io ho cominciato a sentirmi in colpa. Non è che ti devi sentire in colpa, sei un verme. Paola allora corre ai ripari e un giorno decide di portare Dino a pranzo nel loro ristorante preferito. Pensa lei che carina, lo vuole pure portare al ristorante. Lo cercai, lo chiamai al telefono, non mi rispose. E mi sembrò così strano e quindi decisi di passare direttamente da lui, a bottega. Sta per accadere qualcosa, me lo sento. Ma proprio quel giorno Dino riceve una visita inaspettata nella sua falegnameria. Oddio, questa cosa non me l'aspettavo nemmeno io. Vedo entrare nel negozio un tipo. Aia! Mi comincia a minacciare. Ed è entrato nella falegnameria di Pinocchio e Geppetto. E fa, ma perché te devi lasciare sta mia sorella? Non ci credo, è arrivato il fratello di Veronica. Ho fatto uno più uno e quello era il fratello di Veronica. Ma va? Davvero? A un certo punto alzo lo sguardo e chi te vedo a lontananza? Paola. Paola! Vidi che c'era qualcuno nel negozio, stavano parlando animatamente. Oddio, che situazione imbarazzante! Sento solo una frase, vedi di non farmi tornare mai più. Ma che voleva dire? Probabilmente sono arrivati a chiedergli il pizzo. Decisi di entrare e di vedere che cosa stesse succedendo, di sentire di più. Ora voglio vedere come cerca di salvarsi Dino. E lì ho detto, è finita. Mi sa proprio di sì. Grazie al cielo. E aveva sentito solo l'ultima parte della discussione. A proprio culo Dino, a proprio culo. Ho detto, non te lo qua, è soltanto il bulletto del quartiere. Il bulletto del quartiere? Ma che giustificazione è? Ma una spiegazione così frettolosa non convince la giornalista che è in lei. Non convincerebbe nessuno a dire la verità. Paola teme che Dino sia vittima del racket locale. Ah, quindi ci avevo visto lungo, lei pensa che lui sia vittima del racket locale? Io non credevo a nulla di quello che Dino mi aveva detto. Sei una brava detective, continua così, Conan. E poco dopo chiede aiuto ad un ragazzo della zona che di solito usa come informatore. Che cosa significa? Non ho capito. Gli chiedo di tenere d'occhio il negozio di Dino.
vedere chi entra, chi esce. Ma che conoscenze ha questa? Quella sera Dino, ancora scosso per il rischio corso nel pomeriggio, ha deciso che c'è soltanto una cosa da fare. Cioè? Vado per dargli un bacio, lui invece, io c'ho una compagna. Adesso, caro Dino, hai la coda di paglia, vero? È passata una settimana, ora il caffè a Dino lo porta un altro ragazzo. E adesso magari Dino si innamora di lui, attenzione! A casa il rapporto con Paola è tornato ad essere sereno come un tempo. Oh, un lieto fine, forse! Forse c'è un lieto fine! Poi, una domenica pomeriggio, mentre eravamo rilassati a guardare la televisione, mi arriva una chiamata. Sì, pronto? E era il mio informatore. Non ci posso credere! Qualcuno si aggira sospetto davanti al negozio di Dino, che il suo compagno sia davvero vittima del racket. Ma quale racket? Quale racket? È urgente, un impegno, prende e se ne va. No, no, no! Quando Paola arriva, non c'è più nessuno. Ha preso in mano la lettera che ha imbucato Veronica. Dino è nella cacca. La apro, quello che vedo. Quello che vedi è quello che vedi. È una donna che gli scrive delle cose. Oddio! Mi manchi. Non ci credo! Gli ho scritto che ero arrivata a sognarmelo la notte. Ma stai zitta, stai zitta! Sei vero e stupendo. Non so se ridere o piangere. Sono indeciso. Paola rientra dopo poco tempo a casa e gli lancia la bolletta del gas. Su tutte le furie. Qui l'audio di lei non si sente, ma sicuramente gli avrà detto: bucchina mamma, bucchina sorella, bucchina mamma, bucchina, bucchina, bucchina. E inizio a dirgli di tutto. Come si era permesso? Perché? Ma chi era questa? Questa storia è comunque incredibile. Lei pensava che lui fosse vittima del racket. In realtà si trattava solamente di un tradimento. Scalzo. Scalzo. Era una lettera d'amore. Una lettera d'amore simile a quella di una bambina. Sì, ti stavi interfacciando con una bambina, hai capito? Quindi mi sono reso conto che forse la situazione ancora era... potevo ancora salvare. Ma cosa vuoi salvare? Cosa? Una ragazzina innamorata, ma che te devo raccontare? Ma che so questi problemi? Che stronzo! Rileggo le frasi, in effetti. Lei ci ha creduto. Non ci credo che una persona intelligente come lei possa credere ad una cosa del genere. È andata bene per la seconda volta. Ti è andata proprio bene, caro Dino. Caro Dino il crodino. Dopo il fatto di questa lettera, io mi sono reso conto che Veronica era una mina vagante. Sono troppo curioso, voglio vedere proprio cosa accade. Il giorno successivo Veronica è venuta a trovarmi al lavoro. Recidivo, di nuovo, recidivo, di nuovo. È arrivata con un sorriso così, dicendomi: ah, sono contento che mi hai scritto, pronta per abbracciarmi. Vediamo quali sono le intenzioni di Dino. Ma Dino non fa nemmeno in tempo ad iniziare il suo discorso, che proprio in quel momento è arrivato il fratello. Ancora suo fratello, ancora. Era arrivato al punto di seguirmi. Ho capito che esiste la gelosia fra fratelli, ma qui mi sembra che suo fratello sia innamorato di lei. È entrato come una furia, ha iniziato a urlare. Si picchiano, secondo me si picchiano. È proprio quello che sto facendo, cioè sto dicendo a tua sorella di farla finita. Che casino sta succedendo? Me lo dici così dopo tutto quello che c'è stato? Allora a te non te ne è mai fregato niente. E io a quel punto entro. Come entro? Ma lei da dove sbuca? È calato il silenzio, è calato il gelo là. Meno 38 gradi Fahrenheit. Avvertita dal solito informatore del trambusto proveniente dalla bottega di Dino. Io voglio avere questo informatore come amico, mi salverebbe la vita. È arrivata anche Paola. E lì ho detto: oh, è la fine. Questa è veramente la fine, te lo auguro. Vado dritta da lei e le dico: ma tu che c'entri con Dino? Ma che è successo tra voi? Ma tu da me che cosa vuoi? Ma tu da me che cosa... Ok, scusate. E questa mi guarda e mi conferma tutto. Io lo amo e anche lui mi ama. Non ci posso credere, non ci posso credere. Meglio di Beautiful e tutto ciò. Paola impazzisce. Io non l'avevo mai vista così. Ero nera. Nera, grigia, viola. Tant'è vero che la mio fratello mi ha preso e mi ha trascinato fuori. Come fosse un manichino l'ha portata fuori. E io rimango da solo con Paola nel negozio. Dino il bambino è finito in un casino. Non ti far più rivedere. Mi fai schifo. Mi fai proprio schifo. Aveva ragione. È certo. Io mi sentivo male. Paola per me era importante. Se fosse stata importante non l'avresti tradita. Ho deciso di farle un video. Un video dove le dicevo che tenevo a lei, che mi mancava da morire, chiedendole perdono. Non ci cascare, Paola, non ci cascare. Una persona che tradisce una volta può farlo anche una seconda volta, una terza, una quarta, una quinta. Grandi parole, belle, belle, bellissime, veramente. Io gli ho risposto. Oddio, che cosa gli ha scritto? E come se gli ho risposto? Vi prego, ditemelo, sto morendo dalla curiosità, ditemelo! C'era Paola con Pierfrancesco. Oh mio Dio, sto per spaccare il computer! Oh mio Dio! Suo collega.
stato bellissimo. Anche per me. È stato bellissimo anche per me. Non volevo tornare con uno come lui, che mi aveva tradito con una ragazzina. Grande! Penso di non aver mai provato una rabbia così forte. Questo si chiama karma, si chiama karma. Ciò che fai torna indietro. What goes around, what back around. L'episodio è concluso, ma vediamo un attimo la situazione dei personaggi implicati dopo mesi dall'accaduto. Dino non si è ancora ripreso dal duro colpo. Ci è rimasto proprio sotto un treno. Si è comprato una moka per farsi il caffè da solo. Ottima scelta, Dino! Paola, per un breve periodo, ha avuto una relazione con il suo collega Pierfrancesco. E dopodiché cos'è accaduto? Oggi sono molto amici, anche se lui non ha mai smesso di farle la corte. Ahi, è il nostro Pierfrancesco, il nostro Pierfa! Veronica lavora in un ristorante e pare abbia trovato la sua anima gemella. Un falegname, magari. Il migliore amico di suo fratello. Quindi suo fratello sarà incazzatissimo! Bene ragazzi, il video si può ufficialmente e concretamente concludere. Spero davvero di cuore che vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri episodi di Alta Infedeltà. Vi ricordo di seguirmi su tutti i social network, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione, soprattutto su IG, Instagram, dove pubblichiamo foto di spalle. Non voglio dilungarmi troppo. Cosa non voglio dilungarmi troppo? Cosa sto dicendo? Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Bella!